Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla serie spin-off del Disco per l'Estate. Sto parlando della serie che si occupa dei vincitori del Disco per l'Estate. Il Disco per l'Estate di Saint Vincent è una storia che vi sto portando avanti per tutta l'estate per ricordare l'estate italiana e i successi italiani dell'estate, e che nella edizione del 93 vede la gara di giovani proposte. 25 saranno i giovani proposte in gara al Disco per l'Estate del 93 e a vincere sarà Bungaro. Vincerà appunto il Disco per l'Estate con una delle sue canzoni bellissime, perché ne ha fatte talmente tante belle lui che, voglio dire, assolutamente bello, come era bello l'intero album che racchiude questa canzone con la quale vince, che era Persi per amore, no? Il Disco per l'Estate del 93, che appunto era Ci perdiamo in tanti. Veramente bellissimo il repertorio di Bungaro, mi piace anche reinterpretarlo, c'ho anche una mia canzone preferita che però ve la dico dopo. Adesso vi racconto la storia del vincitore del Disco per l'Estate del 93, la storia di Bungaro. Va bene? Buona visione e benvenuti sul mio canale. Bungaro, pseudonimo di Antonio Calò, nato a Brindisi il 23 maggio del 64, è un cantautore italiano. La sua carriera è mista, nel senso che la racconteremo sia come cantante e interprete delle sue canzoni, sia come autore, però, perché ha avuto riconoscimenti anche solo come autore, cioè dando canzoni ad altri. Allora, il suo esordio è legato a partecipazioni di Sanremo, la prima è quella dell'88, con una canzone che si intitolava Sarà forte, poi torna a Sanremo di nuovo nel 91 e lo fa con E noi qui, canzone che canta insieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella. Questi brani sono contenuti in due album, uno Sulla punta della lingua e l'altro, che poi è una riedizione appunto del primo, che era Cantare fa più bene, tutti e due comunque pubblicati dalla RCA Italia. Nel 98 vince il premio della critica Mia Martini, però lo vince come autore di una canzone che in realtà viene cantata a Sanremo del 98 da Eramo e Passavanti, canzone bellissima che era Senza confini. Andate ad ascoltarla se non ve la ricordate, perché è un capolavoro veramente della musica italiana. E vince di nuovo come autore di un'altra canzone cantata da un'altra interprete nel 2003, sempre a Sanremo, che era Lividi e fiori. Questa volta è il Sanremo del 2003 e la canzone viene interpretata da Patrizia Laquidara, ma scritta comunque da lui. Per la stessa artista produrrà poi un album che si chiama Indirizzo Portoghese del 2001 e vince anche il premio della critica e quello come miglior musica al Festival Musicultura con il brano Agisce, che viene interpretato sempre da Patrizia Laquidara. Nel 2003 esce con Occhi belli, che è la colonna sonora di un film che si intitola Io no, film di Ricky Tognazzi, che vince il premio Ischia Music Film Award. Nel 2004 è di nuovo a Sanremo, lo fa questa volta con la canzone che preferisco della sua carriera, la più bella in assoluto, che è Guarda stelle. Così ve l'ho detto qual è la canzone che preferisco. Guarda stelle, la amo tanto, sia cantata da lui e sia cantarla è bella quella canzone lì, è proprio bella anche da cantare. Io ogni volta mi ci commuovo, arrivo in fondo e ci piango, che ci devo fare? Questo è quello che mi succede ogni volta che canto questa canzone, dalle emozioni che mi suscita, comunque va bene. Guarda stelle, Sanremo nel 2004, arriverà molto bene chiaramente al Festival di Sanremo, e questa canzone sarà inserita in un album che sarà il quinto della sua vita, che si intitola L'attesa, che vince anche il premio Volare migliore musica al Festival di Sanremo e il premio Lunezia al valore letterario dei testi nelle canzoni italiane. Questi sono i premi che vince questo disco. Nel 2005 scrive per Manuela Zanier il brano Non rispondi, colonna sonora di un film che sarebbe Non aver paura di Angelo Longoni con Laura Morante e Alessio Boni. Nel 2007 scrive tre canzoni per l'album di Ornella Vanoni, Una bellissima ragazza, e nello stesso anno si aggiudica anche il premio miglior musica al Festival Musicultura per la canzone Calma apparente di Elisa Rossi. Nel 2010 pubblica il suo sesto album,
si intitola Arte, vincitore del premio Lunezia come miglior disco e vincitore del premio miglior musica a Musicultura per La Rosa Caduta alle 5 di Alessandra Falconieri. Nel 2011 scrive con Giusy Ferreri la canzone Il mare immenso, con cui la cantante partecipa al Sanremo di quell'anno. Nel 2012 scrive per l'album Sartoria Italiana fuori catalogo di Pilar, che produce, e per l'album Sud di Fiorella Mannoia, e pubblica anche il suo settimo disco, Il valore del momento. È occupatissimo, cioè lui veramente scrive a 5 mani per sé e per altri nello stesso anno, clamoroso bungalo. Nel settembre del 2015 partecipa all'iniziativa della rivista Musica Jazz, Il ricordo di Sergio Endrigo, per il decennale della scomparsa, e interpreta Dal destino infortunato nella raccolta Momenti di Jazz. Nel 2016 scrive 4 brani per il nuovo disco della Mannoia, Combattente. Nel 2018 partecipa nuovamente a Sanremo, ma lo fa insieme a Ornella Vanoni a Pacifico, interpretando un capolavoro che è Imparare ad amarsi, che è bellissimo, firmato chiaramente da Bungaro insieme a Pacifico, a Cesare Chiodo e Antonio Fresa. Si arrivano quinti a quel Sanremo nella categoria campioni. Alla partecipazione al festival fa seguito poi l'uscita di Mare Dentro, Il Viaggio, che sarebbe una riedizione di un album che si chiama Mare Dentro Live, in cui reinterpreta da solista il brano presentato al Festival di Sanremo. Questo è quello che succede. Questo è quello che succede alla grande storia musicale di Bungaro, che non finisce qui, perché lui non è soltanto un interprete delle sue canzoni, perciò un cantautore, uno che scrive per altri, ma è anche un produttore artistico, è anche un tale scout, oltre che autore e compositore. Bungaro si muove fra diversi territori dell'arte, spazia dalla canzone d'autore a quella al cinema o quella per il teatro, produce molti dischi. Volevo ricordarvi Ore Ruggine di Era Mai Passavanti, che è una produzione magnifica. Produrrà anche Indirizzo Portoghese di Patrizia Laquidara, Sartoria Italiana fuori catalogo di Pilar. Collabora e ha collaborato con voci illustri della musica italiana come Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Antonella Ruggero. Ha scritto per Anna Tatangelo, per Nicky Nicolai, per Grazia Di Michele, per Massimo Ranieri, per Gianni Morandi, ma l'elenco è lunghissimo. Ci sarà Lara Fabian, Daniela Mercuri, Anna Carolina, Mucha Bark de Olanda, Malou, Yusun Dur, Jan Anderson, De Getro Tal, Ivan Linz, e anche giovani interpreti come Marco Mengoni, Emma Marrone, Giusy Ferreri, Dear Jack, Chiara Civello, Deborah Jurato, Valerio Scano. Ha inoltre collaborato con artisti come Paola Cortellesi, Donatella Finocchiaro, Neri Marcore, Rocco Papaleo, Paolo Bonvino, Ambrogio Sparagna. Ha composto con Aidan Zammit le colonne sonore di un film, Bobbolone, Compito in classe, che è un film che ha vinto il Giffoni Film Festival e nominato al Golden Globe del 2006, e La canarina assassinata di Daniele Cascella con Michele Ascolese, di Mimmo, Mimmo e Mimì, film documentario su Domenico Modugno di Michele Roppo. Da circa 15 anni Bungaro organizza e dirige in tutta Italia masterclass rivolte a giovani artisti sulla scrittura, l'interpretazione e la produzione artistica. Quest'uomo è veramente occupatissimo, è un maestro, lo possiamo chiamare maestro, assolutamente sì. Allora, nella sua vita ha inciso come artista solista 9 album e 6 singoli, va bene, 9 album fra l'88 e il 2018 e 6 singoli fra l'87 e il 2018. Chiaramente, se poi dovessimo inserire, ecco, tutti gli album che ha scritto e che ha prodotto per altri, sarebbe una lista molto più lunga, però quella ve l'ho detta appunto strada facendo. Complimenti Bungaro, sei fantastico, questa era la tua storia che ti ho dedicato come vincitore del San Venzano Estate, un disco per l'estate del 1993. E anche oggi la storia di un artista che vince il disco per l'estate di San Venzano. Questa volta ho dedicato la scheda al grande Bungaro, per me è un onore perché io lo stimo tantissimo come voce, in primis perché ha una voce che non se ne trova, come interpretazione, perché ti fa muovere le corde proprio dell'emozione quando canta e interpreta i suoi pezzi. Chiaramente inutile dire che come autore delle canzoni è eccezionale, ha scritto veramente delle opere d'arte. Se non siete
molto informati o diciamo o non conoscete, ecco, la sua storia, la sua musica, perché non l'avete mai affrontata particolarmente. Se amate la musica cantautorale moderna italiana, quindi melodica, ma un melodico moderno bellissimo, andate a sentire l'intero repertorio di Bungaro, perché non vi annoierà mai, è di un'emozione immensa. Cioè lui proprio scrive e canta sulla, proprio sulla via, ecco, lui usa esclusivamente la via emozionale per fare i suoi pezzi. Anche quando parla d'amore non è mai banale, lui proprio scrive le cose che ti arrivano direttamente al cuore e ti emoziona, cioè sono quelle canzoni che ti fanno venire la pelle d'oca davvero. Andate a sentire, perché ragazzi, non vi potete, se non avete ascoltato mai niente, vi conviene invece farvi una cultura, perché è una cultura che fa bene all'anima, ecco, quella è la musica di Bungaro, davvero ve lo dico con tutto il cuore, andate a sentire, perché ne vale veramente la pena, assolutamente è un arricchimento culturale non indifferente quello di ascoltare la musica e l'arte del grande Bungaro. Oggi l'ho raccontata veramente con piacere per arricchire di una nuova perla la playlist, che è dedicata appunto a tutti i vincitori, quelli che hanno vinto il disco per l'estate. Questa volta era quello del 93. Troverete questo vlog all'interno di una playlist che si chiama Storie di musicisti cantanti, all'interno del mio canale. È proprio una playlist che racchiude tante storie di tanti cantanti italiani. Sono molti i vlog, saranno una settantina ormai, perché io sono veramente prolifico in questo, tantissimo, e mi piace insomma curiosare nella vita artistica degli artisti, assolutamente artistica in primis. Se vi piace quindi l'argomento del disco per l'estate, vi ricordo che nel mio canale c'è anche l'intera playlist che ne parla, dove vi racconto in ogni vlog un'edizione del disco per l'estate, perché questa è la serie principe di quest'estate che vi sto raccontando. Se vi fa piacere anche a me, se vi iscrivete al canale, vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.